Professor Martelli? Allora, tanto per cominciare, professore, ci sarai tu. Gualtiero, piacere. Piacere, sono Laura e questi sono i miei ragazzi. Benvenuti. Ciao. Anzi, i nostri ragazzi, ecco. Alessandra Cenci, professoressa di lettere. Piacere. Benvenuta. Venite, vi faccio vedere il mio laboratorio. Andiamo. Siamo tutti molto curiosi di sapere come è iniziato questo tuo bellissimo percorso. Ma quando ho cominciato pensavo che la bellezza fosse sinonimo di perfezione. Poi in realtà quando ho capito che tutto ciò che desidero, che realmente mi emoziona, quello che soprattutto mi sradica dalle mie convinzioni, è totalmente imperfetto, allora ho cambiato idea e direi che il mio è un percorso basato sull'imperfezione. Ed è nato in questo posto qui. Dimenticato da Dio. Sì, temo in effetti vi dobbiate un po' arrangiare da soli, dovete sporcare le mani, ma dovete essere creativi e dovete soprattutto tenere a mente l'importanza della parola imperfezione. È così che chiameremo la nostra opera. Lasciatevi ispirare dalla vostra parte peggiore. Perfetto, allora vinco io. Ascoltate, ascoltate, ascoltate. Certo che c'è vita quella sera, eh? Non l'avrei mai detto. Sì. Guardate, c'è pure una festa. È vero. Scusa, ma quelli non sono i nostri alunni? Oddio, quella è Federica, ma che sono pazzi? Venite con me. Sì. Adesso mi sento, ma... Pronto? Fede, grazie a Dio, tutto bene. Ma vuoi farmi morire d'infarto? No, ma quante volte te lo devo dire che qua il telefono non prende? Non mi pare, visto che mi hai risposto. Vabbè, ma pure se non ci sentiamo per una giornata, che succede? Succede che sto in ansia. Ti voglio sentire, hai capito? Pronto? Federica? Ma... Pronto? Ti sento. Rispondi! Scassa questo telefono. Ma che adesso non prende più neanche qua? No, prende, è solo che mia madre rompe un po' i coglioni, non ce la faccio più. Ragazzi, ragazzi, dico, ma siete impazziti? Ma lo sapete quanto è pericoloso stare quassù? Anche se siete maggiorenni, siete comunque sotto la nostra responsabilità. Noi dobbiamo sempre sapere dove siete. Sì, ma come facciamo ad avvertirvi? I telefoni prendono solo qua. Come i telefoni prendono solo qua? Sì, prof, soltanto che in qualche punto di più e in qualche punto di meno. Sentito, una notizia bellissima. In questa notte buia che fa strage di dignità, purtroppo anche il contegno della professoressa Cenci ci ha lasciati. Immagini forti, io vi avevo avvertito. Ragazzi, con me non c'è problema, venite a telefonare. No, guarda, sembra normale. Ma regà, ma è una truffa, ma che sta a fare? Ragazzi, ma fate sul serio, ma vi state guardando un attimo? Siete qua tutti insieme, sembra che siete da soli e dovete per forza telefonare. La volete finire? Cercate di ricomunicare guardandovi in faccia. Tra l'altro è pure gratis, o no, Gino? Che poi è una questione di prospettiva. Chi l'ha detto che non c'è campo? Forza, venite qua! Laura, forza! No, non so giocare, non so giocare! Non... Ma neanche loro sanno giocare! Buona! Allora! Ascolta Marco, io voglio essere chiaro con te. Sinceramente preferirei che la storia con Virginia finisse qua. Io lo so che tu sei un bravo ragazzo, che studi, lavori, sei serio. Non è questo il discorso. Il fatto è che Virginia è ancora una ragazzina. È fragile. Mica tanto. Tira certi pizzoli. Lo vedi? Lo vedi? Siete come cane e gatto. State sempre a litigare, ma non è possibile. Guardi, signor Basile, lei c'ha ragione. È vero, litighiamo sempre, non andiamo d'accordo. Però non ha considerato una cosa. Siamo innamorati. Io le assicuro che io e Virginia stiamo veramente bene insieme. Come no, lo vedo. Ma capisci che un conto è quando litigate e lei torna a casa piangendo e un altro è come stasera che sparisce nel nulla? E davvero vorrei capire che cosa le hai detto, cosa hai fatto per ferirla in questo modo. Non ho detto niente. Va bene, allora è matta. Ma non è matta. Inizia a fare così perché è pazza. Ecco, questa è lei. Non trovo gli occhiali. Per favore, lo leggi tu. Che dice? Allora?
C'è una foto. Una foto? Sono pure. Ecco. Stavolta non sono stato io a ferirla, eh. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale, con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzì con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano, una commedia con Diego Battantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli sdraiati, protagonista Claudio Bisio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Özpetek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita e infine vedremo Loro di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria!